Hai una faccia che mi fa pensare che non ti diverti molto. No, odio suonare il piano. Oh, forse non ti piace come lo suoni. Io conosco una canzoncina che ti piacerà, l'ho composta proprio io, la vuoi imparare? Mm-hmm. Sicuro? Mm-hmm. Beh, allora ascolta attentamente. Ba 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 bam ba, ba 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 bam ba, ba 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 bam bam ba. A te. È buona, ma non è perfetta. Ascolta di nuovo. Da 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 dam ba, ba da da dam ba, da 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 dam dam ba. Mi pare che adesso ci siamo. Vuoi imparare le parole? Ora? D'accordo, sta a sentire, eh? Un, due, tre, e... Quando ti alzi, ridi felice del giorno che vivrai, e a chi ti ama gioia tu darai. Esci di casa e canta contento se c'è sole. Ci sei! Coraggio, avanti! Allora segui me, eh? Avanti. Un, due, tre, e... Quando ti alzi, ridi felice del giorno che vivrai, e a chi ti ama gioia tu darai. Esci di casa e canta contento, se c'è sole o c'è vento, con me sai farlo tu. Avanti da capo, quando ti alzi, ridi felice del giorno che vivrai, e a chi ti ama... Pronto? Mamma, ora sto suonando il piano, mi richiami? Ah, che cosa non abbiamo? Non le toccare. Qui? Mamma dice che si rovinano. Guarda, guarda, guarda. Chi c'è in mezzo alla strada? Ciao, bella bimba. Io mi chiamo Mister Patata. E tu? Io mi chiamo Steffi. Steffi? Sei veramente carina, Steffi. Peccato però quel naso grosso. Lo so. Tu invece ce l'hai piccolo. Già, ma che importa. Oh, guarda, sta arrivando qualcuno. Sono io, papà. Ah, è mio figlio Tuberino. Vieni qui, Tuberino, che ti presento una persona. Chi è, papà? Ah, questa è Steffi. Cavoli, che naso grosso. Ah, tu non dovresti parlare, non hai neanche le braccia. Non è colpa mia, papà. Io non sono un mago, ma vediamo un po' quello che si può fare. Che diavolo è successo? Ma come ha fatto? Signora Chantrette. È assunto. No, no, senta, io non sono un babysitter o un au pair, come dite voi. Lei io... è un mago. La verità è che lei è un mago. Beh, no, mi stia a sentire. Posso darle 150 franchi al giorno? Ma no, mi faccia parlare, io mi sento in imbarazzo. Io devo dirle... 200. Che... Ma no, lei no, ne vale 200. No, la prego, c'è un equivoco, odio spiego. Questo genere di contrattazioni. Le odio anch'io, mi creda. Guardi, non è che... di più non posso spendere. Ma 250. No, mi lasci parlare un attimo, per signora favore, Chantrelle, la prego. Per favore, dica sì. Signora Chantrelle, io... La prego. Sì. Bene. Ci vediamo domani mattina. No. Alle 7:30. Aspetti un minuto, aspetti, io volevo... Siamo d'accordo? Sì, ma dobbiamo parlare di un'altra cosa. Non si può fare domani, io sono esausta. Sì, va bene. Grazie. Prego. Notte. Notte. Buonanotte. Sì? Senta, io ho fatto uno sbaglio.
Buonanotte, mister Patata. Buonanotte. Che sbaglio? No, ho dimenticato a che ora. Alle 7:30, non più tardi. Ah, notte. Bene, bene. Che fa ancora in piedi il mio diavoletto? È stato faticoso oggi l'ufficio? No, oggi poco, non mi lamento.